Ciao, sono Gianfranco De Rosa e da oltre 30 anni mi occupo di produzione di film e spot TV. 5 minuti per è la rubrica che parleremo dell'industria dello spettacolo, del cinema, della televisione, della pubblicità, degli eventi. E in questa clip in particolare parleremo del set cinematografico. Quindi come poterlo raggiungere, come poterci stare, come poter assistere a un film su un set cinematografico. Partiamo dal presupposto, se ovviamente è uno studio cinematografico come può essere Cinecittà, come può essere gli studios sulla Tiburtina, come possono essere gli studios a Milano, e non potete ovviamente entrare se non avete un ruolo all'interno della produzione del film. Quindi non è che c'è la possibilità di assistere come un biglietto al cinema. Quindi in quel caso lì, se non avete chi vi invita, ovviamente non potete farlo. E mentre invece in strada c'è opportunità, ovviamente, essendo un luogo pubblico, di poter assistere alle riprese. Ma in ogni caso, ritornando anche al discorso dello studio o quantomeno in strada, se state in studio dovete fare assolutamente molto silenzio. È importante il silenzio, non potete rispondere al telefono, non potete tenere la suoneria attiva, non potete sedervi su quelle che sono le sedie davanti ai monitor. Io vi racconto un aneddoto: una volta andammo a trovare un regista su un set in un bosco, c'erano i monitor delle sedie, mi accompagnò un'amica, mi girai in un attimo, la ritrovai seduta davanti al monitor su una delle sedie e stava assistendo alle riprese che venivano registrate. Beh, quelle sedie sono predisposte per il regista, il direttore della fotografia, il produttore, insomma non è che sono lì per il pubblico, per gli ospiti, quindi e fu notata da qualcuno della produzione che non la riprese, non le disse nulla, ma con occhi abbastanza perplessi. Quindi ecco, se siete su un set ovviamente evitate di parlare con le altre persone, insomma è un luogo piuttosto importante, che sia in esterni o in interni, per la semplice ragione che una produzione è una cosa molto seria, costa dei soldi, e quando ci sono dei soldi in mezzo, per lo mezzo, la cosa è ovviamente a evidenza. E questo che cosa significa? Che se un giorno di produzione costa dai 60 minimo ai 70, 80, ma anche 100.000 euro, poi se parliamo di uno scenario di cinema americano può costare anche molto di più, è evidente che un'ora che si possa perdere di lavoro per qualche ragione o ritardo va a incidere sui costi di produzione. Quindi i consigli che posso darvi, ecco, magari molti di voi vi domanderete: sì, ma come posso raggiungere un set, come posso sapere dove girano un film? Bene, ecco, ci sono le film commission che spesso pubblicano la loro assistenza ai film, ci sono dei siti, dei blog dove vengono comunicati. Oppure cercate lavoro nella produzione, ecco, io posso suggerire cinebooking.com, la piattaforma che ci ospita, dove potete fare la vostra proposta gratuita, e lì spesso non danno notizia di dove si gira i film, ma offrono opportunità di lavoro e quindi di conseguenza, ecco, magari come un figurante potete andare a vivere la vostra esperienza su un film, su un set cinematografico e magari anche guadagnarci, quindi recuperare quello che è il costo della giornata. Questo può essere, diciamo, un'opportunità, uno scenario che vi possa, diciamo, essere, che vi può essere utile per arrivare praticamente su un set cinematografico. Oppure può capitarvi che vi imbattete in una produzione, così come è successo a me tanti anni fa, in occasione di una produzione che girarono a Napoli, e spesso, insomma, vi può capitare, a chi di voi non è capitato di trovarsi di fronte a una fila di camion dove stanno girando un film? Bene, ecco, in quel caso lì potete tranquillamente assistere e quindi sarà la situazione, essendo all'aperto, sarà diversa da quello che può essere una delle riprese all'interno di uno stage, di un teatro di posa. L'importante, ecco, sempre avere discrezione, non mettersi davanti alle luci, se ci sono delle luci non andarsi a mettere davanti che si fa ombra, quindi come vi dicevo il silenzio, mettersi in maniera tale da non impacciare il movimento della crew, degli operatori. Dunque, questa clip oggi è finita, sono finiti i 5 minuti canonici, ce ne sono tante altre caricate sempre sul canale di TikTok,
in Cinebooking. Seguite sui social l'attività che fa Cinebooking. Io vi ringrazio e alla prossima.